E allora Vale, adesso ci gustiamo l'approfondimento di Silvia Pagni con il suo biglietto da visita. Bentornati cari telespettatori nella nostra rubrica Biglietto da visita con la seconda parte con questo grande artista, Leroy Gomez. Grandissimo artista, ci sei? Hello, how are you? Ben rivisto. Il suo ultimo progetto discografico, Let's Go To, con gli AD Capongo, ci racconti di questo meraviglioso gruppo e questo meraviglioso brano? Tell us something about your last project with AD Capongo, about this incredible band and this nice song. Yes, first of all, I find them an incredible band. I became, about 3 or 4 years ago, I first happened to meet Costa, and we talked on the phone and we did video conferences, and then I was invited to participate. Actually, we did a couple of shows together. Ok, prima di tutto vorrebbe parlare di questa incredibile band. Hanno avuto inizialmente una serie di conferenze telefoniche per averlo in questo progetto. Prego. Ok. And then of course there's the human contact. We became very good friends. So it became very easy when he asked me to participate. Ok, quindi sono diventati prima molto amici, quindi dopo è stato facile prendere parte a questo progetto. And so when they had this project, I like the idea of having that sound, and they're great musicians and producers, and Francie's a wonderful singer, and she's a great artist, show woman. If you ever get a chance to see Ti Capongo, you have to go see them because it's exciting. Ok, dice appunto è un gran progetto con grandi artisti, grandi musicisti. Se avete la possibilità di vedere AD Capongo, dice ascoltateli, ma sicuramente lo faremo. Ok, we sure do. E questo brano Let's Go To, quindi com'è nato la costruzione? Lui è venuto in Italia, sono andati loro. Ok, tell us about the song Let's Go To. How did it start? You came in Italy or they? Yes, Let's Go To Disco. That was, of course, they had this project to do this in Italian and in English. And we do have an Italian version, but I struggled with the Italian version because the words are so fast, but we have an Italian version of Let's Go To Disco. Okay, cioè questa è stata proprio una loro canzone, quindi l'idea era quella di fare di farlo in italiano, però lui ha avuto qualche problema con il testo perché è molto veloce, quindi. Però hanno fatto questa collaborazione insieme, giusto? Sì, però you had this collaboration with them. Yes, exactly. Yes, they had. Of course, I co-wrote the English words. I put the words with on the French context. I couldn't really, very difficult to get the exact meaning, but yes, we have the meaning. Yeah, we did a good, I think I did a pretty good translation. We're going back to disco. That's it. Siamo tornati alla disco, dice. No, è stato appunto poi dopo tradotto in inglese, ho avuto la possibilità di farlo. Dice, credo che sia stato fatto un buon lavoro, insomma. Ah, ma sicuramente sarà stato fatto un buon lavoro. Io da donna sono curiosa, lei con quale nome importante ha lavorato? Cioè, qual è stata la collaborazione più importante che lei pensa che abbia fatto? Ok, which collaboration is for you the most important for you? What do you think? Oh yes, very important to work. No, I think she said, which is the collaboration, the most important collaboration that you have in your career? Oh, well, I'd have to, I have to think about that. Devo pensare. No, no, but really, every... ecco, poi qua siamo, sì. Well, I didn't work with Kool & the Gang. I was on stage, doing, they would open and do a show, and then, I'd be like doing a show after with Tavares,
there was Cool in the Gang. Non ho suonato con i Cool in the Gang, ma ci ho condiviso il palco con. Yeah, I didn't collaborate with them. Okay. I never collaborated, but I did. I was on the same stage at the same time, more or less. Okay, erano sullo stesso palco in quel momento con loro. Quindi collaborato veramente. Grandi, grandi personaggi, grandi collaborazioni, grande artista. Sinceramente. You don't have your favorite. Oh, my. Well, my favorite really of was working with Tavares. That was my favorite time. Lavorare con i Survivor è stato. You know, I was young, you know, and I had a lot of energy, and I mean, to work all night long. I mean, it was wonderful traveling. It was an experience that opened the door for me to realize, because I was a saxophone player with Tavares. But it opened the door for me to further, once I got to Europe, you know, to go into the studio and to sing, because I was very shy. Ok, dice, per me comunque è stata una grande opportunità aprire, cioè mi hanno aperto le porte come cantante, perché io comunque ero molto timido. Sì. Io was shy. I learned the business part, I mean the stage performance part from Tavares. When I go on stage, I mean, I learned that when I was a young man, how to, well, make people happy. That's what it's all about. Music, performing, it's all about making people, helping people to forget about their daily, you know, daily problems, if they have any. Mm-hmm. And music is a great way to heal yourself. Right, ha detto la musica è una grande strumento per curare la gente, per far sentire la gente meglio, no? Per guarirla dai problemi, anche di quelli giornalieri. Dice, ha appunto avuto questa opportunità di rendere la gente felice attraverso la musica. Questo è bello. I suoi progetti attuali. Oh, my actual project. Right. He understood. Say, because I do understand them. Actually, my project is just keeping myself healthy, keeping myself young, keeping myself to playing music every day. Ok, dice, il mio progetto è rimanere in salute e portare la musica in ogni benissimo giorno. Io sinceramente chiederei di farci a cappella un accenno di qualche melodia, ma lui adesso mi sta ammazzando perché sto chiedendo delle cose che lui è una persona molto delicata, no. Quindi io invece vado sul più duro. Ok, I'll start. Can you sing something for us? Okay. Of course I can sing something. What would I like to sing at this moment? For me it's like in the morning. Per me è mattina in questo momento. I don't know. Give me a song. What would you like to hear? Fammi pensare a qualcosa che posso sì, cantare. Sì, sì. Yes, we'd like to hear something. Just a little film. Io ne approfitto. She had beige. Well, the first song that comes to mind is, of course, Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Because that is my theme song. And then you're my everything. The sun that shines above you makes the bluebird sing. The stars twinkle way up in the sky. Tell me I'm in love. You're my everything. And nothing really matters but the love you bring. Now. Normally, thank you. Pelle d'oca, dimmi un po', pelle d'oca. You know, but anyway. Grazie, grazie veramente. So grazie di cuore, di cuore. Una domanda un po' più tranquilla. Okay. Qual è il piatto italiano che più le piace da mangiare? Perché noi siamo. What is it, your favorite dish? Italian dish. Per me, mejor spaghetti alla vongole. Però my favorite.
Benissimo, però le devo dire un'altra cosa, il grande Sting è innamorato dei nostri arrosticini in Abruzzo, quindi quando lei verrà sarà nostro ospite. You have to try a typical Abruzzo, a dish from Abruzzo, che okay? Is arrosticini. Che piace the a Sting. The next time that you come in Italy, you are our guest. Sting, she says Sting is in love with arrosticini. You know, quindi noi... You know something? What's amazing? Everybody talks about French food. Mm-hmm. But the best food for me is the Italian food. Oh, thank you. Ha detto una cosa interessante, dice che qua tutti parlano dei piatti francesi, ma per lui i migliori sono gli italiani. Sì, ci deve promettere di venire qui in Abruzzo, ospite nostro, e faremo mangiare gli arrosticini e faremo una bella jam session. Ok. Well, you have to promise us to come in Abruzzo, eat with us arrosticini, but do a jam session with us. Would be great. Adesso andrò a qualche domanda un po', diciamo, un po' curiosa, così, mm-hmm, mm-hmm, se lui è pronto. Uh-huh. La cosa più folle o divertente che le sia accaduta, più divertente. Ok, ok. The most crazy and funny things that happened to you. This is crazy. Ma questo è veramente fuori di dire. In 1982, with a friend, very good friend, mm-hmm, in Palm Springs, and he said, okay, let's go to Las Vegas. He was very rich, so... Okay, andiamo a Las Vegas. So he got his private jet. We fly to Las Vegas with my, at that time, Tequila, my girlfriend. Sono ora di Las Vegas con la ragazza di quel tempo, Tequila. I'll try to do this quick. And mm-hmm, we're at Caesar's Palace, having dinner, and my friend's wife says, why don't you get married? Stavano cenando e la moglie del suo amico ha detto, perché non vi sposate? Ah. So we say, okay. Okay. We make arrangements for 3:00 in the morning. Ha detto, va bene, alle 2 di notte hanno organizzato il matrimonio, niente di me. For my wife, for my future wife, Tequila, and myself to get married at 3:00 in the morning. With Elvis Presley? No, but wait, I'm going to try to do this quick. We have time, so we go to go see a show, and the show is Diana Ross with a big orchestra at Caesar's Palace. Diana Ross, la grande orchestra. Sì. At the end of her show, we had good seats, right? Not almost in front, and she's singing at that time her big hit, reach out and touch somebody's hand, make this world a better place if you can. And it in the middle, allora, of the davanti al parco, middle of song, she walks down into the audience and she looks at me and puts the microphone in my face. Ha detto, a un certo punto lei è scesa dal palco, ha camminato in mezzo alla gente e ha messo il microfono davanti alla faccia. A lui? Al viso, a lui. Mm-hmm. So I go, I sing the song. Reach out and touch somebody's hand. If you can, just try. And I'm doing the whole thing. And she grabs me by the hand and takes me up on stage. Era presa dalla mano e l'ha portato sul palco. Ah, meraviglioso! So I'm at Caesar's Palace with her with a big orchestra on stage, and we sing the whole song together. We finish it. Insomma, era al Palace con Diana Ross con la sua orchestra e stava cantando, appunto, ha cantato la canzone. Of course, big applause and everything. And then after the song, Diana Ross puts her hand in the back on my in the bottom of my back, pulls me close to her,
and kisses me straight on the lips. E dice alla fine della canzone Diana Ross l'ha abbracciato e l'ha messo la mano dietro la spalla, insomma l'ha stretta lui, sì, e l'ha baciato sulle labbra. Ah! And, but it was a very hot kiss. Ed è stato un bacio molto caldo, insomma. Mm. So after that I went back to my table and I told my wife to be, okay, let's go get married. Ha detto ok, adesso ci possiamo sposare. Ah, quindi dopo si è sposato dopo. Fantastica. Quali sono i suoi idoli musicali, essendo lei un grande artista? What's about your idols? You know, I'm old school. I mean, you know, Stevie Wonder, you know, della vecchia scuola, Stevie Wonder. I grew up playing the saxophone with Maceo Paca. Maceo Paca. That played saxophone with James Brown. I learned how to play the saxophone listening to him. Sono cresciuto ascoltando Maceo Paca, che fa solista jazz. I think what's interesting right now, I mean, of course, all of the, you know, Motown singers have come, you know, the Four Tops, the Temptations. I mean, all of this is old school. But right now, today, I like people like Sam Smith, of course, Bruno Mars. He's fantastic. Bruno Mars. Bruno Mars. I like Sam Smith. The other guy that I love, I listen to a lot. The gray cells. Sometimes they don't work. But there's a lot of groups. And you know something? There's a lot of fantastic singers today. Amazing. I'm here in America, and I'm watching The Voice on America. Wow. I mean, even in Italy, oggigiorno ci sono molte belle voci. Dice, io guardo The Voice in America e rimango sorpreso. Oh yeah, and even in Italy, France, everywhere. I love this program. In Francia. Because it gives an opportunity for young talent to be seen. Mm-hmm. And there are so many. You know, people can sing nowadays. In my day, there was very few people that could really, you know, sing. Ha detto adesso la gente canta, insomma, canta bene. Alla mia epoca era un po' più difficile sentire delle belle voci. Yeah. Sì, però oggi con tutte queste belle voci c'è sempre meno spazio per diventare un Frank Sinatra, un Dean Martin, quindi è ancora più difficile. We have a lot of good voices, but it's much more difficult to become a legend like Frank Sinatra or a name like that. No? Well, I'm happy that I had my time, because right now for the young people I feel it's very difficult, because we don't have record companies anymore, we don't have management anymore, we don't have it's hard. No man is an island, and no man does it alone, and it's very hard to get a team around you to progress in the music business. Ha detto, io sono contento di aver fatto il mio tempo in quegli anni, perché adesso la nuova generazione, per loro è molto più difficile avere un buon team, essere seguiti. Assolutamente. Dice, nessun uomo è un'isola, però ecco, è difficile avere un team dietro che ti fa crescere. Vedi, Fulvio, parlare così con questi personaggi, il tempo vola, siamo purtroppo arrivati alla fine. We arrived to the end. E io la ringrazio con tutto il cuore. Thank you so much. Per questa sua disponibilità così importante per noi. E l'aspettiamo in Abruzzo, come promesso per gli arrosticini. Yes, in Abruzzo, Per gli arrosticini. Le mando un grande bacio, alla prossima, e io saluto e ringrazio anche il nostro Fulvio Feliciano, grande musicista, e gentili telespettatori, anche per oggi abbiamo terminato, vi aspetto in tantissimo la prossima settimana con biglietto da visita, ciao da noi! Ciao! Ciao! Ciao.